potete vedere Chanellina qui in veranda dopo avermi fatto una marea di dispetti stamattina. Eccola qua che si rilassa col canto degli uccellini. Se sentite uno strano rumore, da queste parti c'è anche un asinello, ogni tanto si sente che raglia. Questa è la panoramica. Giacomino, Chanel. Lei è molto aristocratica, che si lava la zampina. Chi sta meglio di voi? Chi invitaccia? Chi invita da cani Giacomino? Ricordate l'aloe che avevo nell'altra casa? Questa me l'ha regalata mia suocera. Cioè, guardate che fiore che è uscito, ha uno stilo lunghissimo. E poi c'è questo fiore enorme arancione. Che figata, raga, non sapevo neanche che l'aloe uscisse un fiore del genere. Giacomino che fa la cacchina e poi la copre. Bravo, bravo. Lei è la mia ombra. Perché dove sono io siete voi? Cosa volete da me? Ma tu non puoi saltare da lì. Ti fai male, amore, c'è le zampine corte. Provate a dire velocemente, li vuoi quei kiwi? Io non lo so dire. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Praticamente è il bagno preferito di Giacomino, mi annaffia i fiori tutti i giorni. Bravo amore. Buongiorno bellezze, vi accolgo così. Iniziamo subito facendo il caffè. In questa casa preparo il caffè con l'acqua in bottiglia perché ve l'avevo già detto in altri video, purtroppo l'acqua di qui è veramente molto calcarea. Adoro il profumo del caffè la mattina, mi fa stare proprio bene. Facciamo la montagnetta. Io vado con un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino abbondante di ginseng in polvere, aggiungo il caffè. Raga, provare per credere, questo è il mio caffè speciale, fa la schiumetta. Qui abbiamo dei biscottini con granella di nocciola, cioccolato, sono buonissimi. Mi gusto la mia colazione qua in veranda. Questo ve lo dico sempre da quando mi sono trasferita qui, è il punto della casa che preferisco in assoluto. Mi avete chiesto una panoramica di questa verandina e vi prometto che ve la porterò, ma non in questo video. Oggi ci concentreremo in particolare sui bagni, perché ho visto che il video di pulizia estreme della cucina ha avuto un discreto successo, quindi ho pensato perché non portare, visto che lo devo fare, anche il video dei bagni di questa casa. Non vi porterò video pulizie camere, perché nelle camere, raga, non c'è nulla. Non ho più comodini, non ho più mobiletti, non ho più armadio, ho soltanto il letto, il resto è completamente inscatolato, cioè io la mattina cerco le cose e non mi stanno negli scatoloni come una sfollata. Questo perché qui in questa casa ci sono dei lavori di ristrutturazione da fare e per il momento non mi conviene acquistare mobili perché comunque andranno spostati, rovinati eccetera, mi dispiace, quindi aspetterò che siano ultimati i lavori di ristrutturazione per poter arredare casa, insomma arredare più che altro la mia camera. Per il resto la cucina già c'era e quindi vi ho portato il video pulizie estreme della cucina e i bagni erano già così come li vedrete oggi in questo video e quindi vi porterò il video pulizie estreme dei bagni. Un'altra premessa che volevo fare riguardo le pulizie estreme in questa casa. Arriva una luce pazzesca da fuori, raga, mi sto vedendo adesso dalla videocamera, sono bianca come un fantasma. Comunque dicevo che un'altra premessa che volevo fare riguardo alle pulizie estreme in questa casa è che il precedente proprietario era un signore single che a casa praticamente non c'era mai. Questo ci tengo a sottolinearlo perché comunque vedendo il video della cucina una bellezza in particolare mi ha detto com'è possibile che vi abbia lasciato casa così, però da una parte anche comprensibile, insomma parliamo di un signore
che a casa non c'era mai, quindi non mi sento di giudicarlo per come sono ridotte alcune stanze in questa casa, anche perché parliamo di una casa anche datata, abbastanza datata, motivo per cui ci sono delle ristrutturazioni da fare. Un'altra cosa che mi avete chiesto riguarda Chanel. Perché l'avete vista scorrazzare libera nella natura qui nel mio giardino? Il fatto è che l'ho tenuta chiusa i primi giorni, ma vuoi o non vuoi, facendo avanti e indietro, aprendo le finestre per far cambiare l'aria, siamo a pian terreno, il gatto scappa. L'ho recuperata un sacco di volte, poi alla fine, raga, ho gettato la spugna, ho detto ok, vai, non si può tenere un gatto rinchiuso dentro casa. Lei si è salvata per 7 anni perché stavamo in un appartamento al secondo piano, quindi non aveva modo di uscire. Se voleva prendere aria c'erano i balconi. Qui invece c'è tanto giardino, alla fine ho deciso di, tra virgolette, rischiare e dire ok, vediamo dove vuoi arrivare. Sono rimasta piacevolmente stupita dal fatto che esplora una gattina curiosa, va in giro, però non più di tanto, nel senso che poi alla fine è sempre qua davanti a casa. Oggi ad esempio è particolarmente dispettosa. C'è un cancelletto più avanti che confina con la vicina e dà sulla strada. Quello mi preoccupa abbastanza perché di lì passano le macchine e ho anche saputo che il gatto dei vicini anni fa ha fatto una brutta fine per questo motivo, proprio perché ha attraversato la stradina ed è stato investito. Ora questa è la mia più grande paura, non avete idea. E oggi è arrivata fino al cancelletto, cioè non avete idea delle mie urla dove sono arrivate. Comunque è ritornata a casa. Io spero sempre che vada tutto bene. Per il momento vedo che comunque, a parte questo episodio stamattina, non si allontana. Con i gatti, raga, si va un po' a fortuna, purtroppo. Adesso io sono già pronta. Allora, stamattina ho dei giretti da fare. Visto che vi piacciono anche dei vlog in cui vi porto con me. Vi spiego un po' quello che devo fare. Allora, per quanto riguarda la spesa di detersivi, l'abbiamo fatta nello scorso video. Alcune cose me le ritrovavo già a casa, altre le ho dovute comprare. Quindi, per quanto riguarda spugne, spugnette, guanti e detersivi, stiamo a posto. Solo che stamattina ne avrei fatto volentieri a meno di uscire, vi dico la verità. Però purtroppo è il mio giorno limite per poter spedire un pacco su Vinted. Non ve l'ho mai detto, ho aperto il mio profilo Vinted quasi un anno fa, mi è capitato di vendere delle cose e di acquistarne altre, mi sono trovata sempre molto bene, a parte forse qualche episodio, ma pochissimi, forse un paio, in cui poi mi è stato dato un reso perché non è stato spedito l'articolo, però ecco, Vinted vi risarcisce sempre. Questa volta ho venduto un costume da bagno, quindi adesso preparerò questo bel pacchetto e lo andremo a spedire tramite Bartolini. E già che sono fuori, devo acquistare delle cosine per Chanel, tipo la lettiera, la fialetta antipulci, visto che sta girando parecchio in giardino. E insomma, farò una piccola spesina per lei e vi faccio subito un piccolo spoiler in anteprima. Nel prossimo video ci dedicheremo proprio ai miei animaletti, quindi a Chanel e Giacomino, che andranno, raga, lavati, spelacchiati perché perdono un sacco di pelo e metteremo entrambi la fialetta antipulci. Prima di partire volevo mostrarvi il mio outfit per queste giornate di trasloco barra assestamento barra pulizie. Sto indossando queste comodissime tutine. Mi avete già chiesto dove le ho acquistate, raga, le ho acquistate in un negozietto della mia città che si chiama Cap. Sono costate una stupidaggine, non so se tipo 20 euro l'una, non hanno nulla a che vedere con quelle di Ocean Apart, nel senso che quelle costano veramente tantissimo, forse la differenza starà nei materiali, però io vi posso garantire che anche queste sono stracomode. Questa ad esempio tipo marmorizzata lilla ha il cappuccio, la zip, sotto vabbè ho il toppino, sopra ho il leggings elasticizzato. Insomma, io devo dire che per queste giornate dedicate appunto al mio trasloco, all'impacchettamento di tutto quanto, allo spacchettamento di tutto quanto, le pulizie, io non potevo indossare nulla di più comodo di queste tutine. Guardate che carino, è un costume intero con tutte le frange
Io però non porto i costumi interi, veramente raramente, forse per fare qualche foto, perché amo l'abbronzatura integrale. Se sentite stare i rumori, è il cane che gioca con la pallina di gomma, va bene. C'è pure la velina, guardate, no, forse è troppo piccola. Non so se mettercela, ma è meglio, dai, mantiene il costume un po' più compatto. Inseriamo il costume. E verrà inserita in questa bustina bianca. Qui, raga, c'è il mio bigliettino da visita. Ovviamente ho coperto il numero, lo cancellerò dal bigliettino, perché non penso che vengano dalla Francia a farsi le unghie da me. Comunque dietro ci scriviamo grazie per l'acquisto. All'interno mettiamo il bigliettino di ringraziamento e questa maschera di Vital Care per capelli secchi, maschera nutriente ristrutturante. Mi piace sempre mettere un regalino dentro gli ordini di Vinted. Ho preparato lo scotch. Pacchetto pronto! Sono tornata, ho indossato i miei guantini da chirurgo, spero che questo video vi possa dare la giusta motivazione se dovete pulire casa. Iniziamo subito. Allora, qui ho già preparato tutti i prodotti che ci serviranno per pulire il bagno. Ovviamente il gel per i sanitari. Con l'alcol avevo intenzione di disinfettare un po' tutte le superfici e con la candeggina sgrassatore fare un po' tutte le maioliche, le mattonelle. Poi abbiamo lo sciogli calcare per i rubinetti, perché qui, raga, l'acqua è veramente molto calcarea e macchia tantissimo. E poi, vabbè, abbiamo lo spray deodorante, che è il tocco finale dopo aver pulito. Mi piace lasciare anche un alone di profumo. Raga, e dopo l'estrema cucina, ecco l'estremo bagno. Questo è il piatto doccia. Questa è tutta la doccia con le varie incrostazioni e il calcare. Roba che... malati di pulito, spostatevi proprio. Guardate quell'angolo, mi sto sentendo male. Io penso che farò la doccia con l'infradito anche dopo aver pulito alla perfezione questo bagno. Ok, raga, intanto partiamo con l'acido tamponato puro. E dopo aver sfregato con l'acido tamponato, raga, guardate questo piatto doccia, è tornato praticamente nuovo. Iniziamo con la candeggina spray, questo è anche sgrassatore, a disinfettare tutte le maioliche. Anche se abbiamo, insomma, fatto il grosso con l'acido, mi sento di dover disinfettare ancora tutto, altro che malati di pulito, raga. E poi con questa, diciamo, paglietta, grattiamo bene il tutto. Ora applichiamo lo smack sui rubinetti. Io lo lascio in posa così. Adesso è importante, raga, siccome l'acqua qui è molto molto calcarea, tant'è che non sono riuscita a far venire bene neanche questo rubinetto. Io penso che dopo ci ripasserò ulteriormente l'anticalcare, cioè qualcosa di indescrivibile. Vanno asciugate bene tutte le mattonelle, altrimenti rimane tutto il segno opaco dell'acqua con cui abbiamo risciacquato. Il rubinetto è ancora opaco e ovviamente sono anni e anni di incrostazione di calcare.
con una volta soltanto non viene brillante. È stato cambiato del tutto il sali e scendi della doccia. Il manipolo è rimasto quello, quindi per farlo tornare a brillare ci vorrà sicuramente più di una volta. Le mattonelle, per come stavano, mi ritengo molto molto soddisfatta. Queste sono state fatte prima con l'acido tamponato e poi con lo sgrassatore ACE. Stessa cosa per quanto riguarda il piatto dolce, infatti sembra un altro piatto dolce, siamo riusciti a farlo tornare bianco. Ho preparato una bacinellina con acqua e alcol e andrò piano piano con questa spugnetta a ripassare sia la parte del vetro che l'infisso qua. Poi passiamo il tiracqua sul vetro. Non sarà perfetta ovviamente, ma è meglio di prima. Infine facciamo il lavandino, rubinetti con l'anticalcare, antibatterico, e facciamo bene tutto il lavandino. Ora asciughiamo bene tutto, altrimenti raga rimangono tutti gli aloni e i residui di calcare. Ora secchio con acqua calda il nostro peruschezza alpina. Andiamo con il nostro mocio nuovo. Una spruzzatina di deodorante al talco. E il bagno degli ospiti è fatto. E ora vi presento il secondo bagno, raga. Questo è il bagno padronale, come si dice, ossia il bagno quello grande. E a parte la confusione, il disordine assoluto che c'è qua dentro, dobbiamo anche dare una bella pulita, ci sarà da divertirsi, quindi iniziamo subito. Intanto iniziamo lasciando in posa il cuscinetto. Non so se siete pronti per questo. E per questo. Ok, fase 1, aspiriamo tutto. Vado a diluire un po' di ammoniaca nell'acqua. Questa è ammoniaca profumata. Iniziamo a pulire il cassetto. E all'interno mettiamo un fogliolino di Scottex. La parte del vetro la faccio con l'alcol, un goccino di alcol e un po' di Scottex. Il lavandino lo voglio fare con il Vim. Iniziamo a sfregare bene. Sciogli calcare come se piovesse. Ora con acqua e alcol facciamo gli specchi e la superficie di marmo. Poi utilizziamo il nostro caro vecchio tiracqua che fa venire bene tutti gli specchi. Poi ovviamente raga bisogna asciugare, però intanto il tiracqua fa già la sua parte. Missione compiuta raga, siamo riusciti a far brillare questo mobile
a lucidare bene lo specchio, per quanto sia rovinato, perché comunque è un mobile che ha diversi anni già utilizzato, però l'importante è che sia bello lucido, pulito. E ripeto, questo mobile avrà breve vita in questa casa perché ne sta per arrivare uno nuovo, però nel frattempo non potevo avere tutti i prodotti sparsi per il bagno e quindi lo abbiamo lucidato bene, pulito, disinfettato, abbiamo messo tutte le cose al suo posto. Qui andiamo con il Vim. Anticalcare come se piovesse. Risciacquiamo tutto, asciughiamo bene. Siamo riusciti a far splendere questa parte. Ovviamente anche qui anticalcare come se piovesse e Vim. E anche la vasca è completata. Per chi mi segue da un po', forse questi bagnoschiuma della Perlieve li ricordate, erano sempre a bordo vasca nell'altra casa, uno al miele e uno al sandalo. Allora, qui ci metto l'anticalcare, che raga è assolutamente necessario in questa zona, un misurino di detersivo in polvere e da questa parte mettiamo l'ammorbidente. Adesso passeremo queste salviette inumidite della Swiff per fare tutte le maioliche del bagno, in questo modo ci metteremo di meno e verranno belle pulite e igienizzate. Apriamo, mettiamo lo Swiffer all'interno e la incastriamo così. Perfetto. Guardate cosa è venuto via da queste mattonelle, incredibile. Ho cambiato il panno e facciamo il pavimento. Raga, queste salviette della Swiffer sono assolutamente una svolta, profumano un sacco e puliscono che è una meraviglia. E anche qui come tocco finale, spruzzatina di talco. Pranzetto di oggi, visto che sta iniziando a fare caldo, insalata di pasta, questa l'ha preparata mia mamma, guardate che meraviglia, io sono letteralmente distrutta, quindi penso che ci meritiamo assolutamente questa pausa pranzo, anche perché con i bagni per oggi abbiamo finito. Come al solito, stanca morta ma strasoddisfatta del lavoro. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato la giusta motivazione per affrontare le pulizie a casa. E nulla, bellezze mie, mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre attivi su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale, io ve lo dico sempre. E ho notato che la maggior parte di voi che mi segue non è iscritto al mio canale, quindi raga, cliccate sul tasto con scritto iscriviti, è semplicissimo. Se non mi seguite su Instagram, se vi va, seguitemi. E noi, come al solito, ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. E vi mando un grossissimo bacio. Mua.